Sarà una notte stellata, quella del 3 settembre prossimo, quando nella splendida location del ritrovato Palazzo dell'Emiciclo si incontreranno chef stellati abruzzesi, artigiani del gusto locali e solidarietà. L'idea è dello chef aquilano William Zonfa, che per una sera e a favore della Caritas parrocchiale di Coppito metterà assieme i colleghi Nico Romito, Nicola Fossaceca, Arcangelo Tinari, Davide Pezzuto, Marcello e Mattia Spadone, con i produttori locali Mauro De Paulis e Gregorio Rotolo, supportati dai ragazzi dell'Istituto Alberghiero. Si cucinerà sul posto con i tavoli montati nella grande agorà dell'Emiciclo. Il presidente del Consiglio regionale Giuseppe Di Pangrazio e il direttore Paolo Costanzi si sono messi a disposizione per aprire le porte del palazzo restaurato grazie all'intervento importante del consigliere Pierpaolo Petrucci, che ha subito sposato e apprezzato l'idea di Chef Zonfa, che aiuterà le famiglie bisognose e metterà in luce però le eccellenze dell'enogastronomia abruzzese in maniera preponderante per favorire anche il turismo nel territorio e la promozione. Abbiamo organizzato assieme alla mia struttura una cena di beneficenza dove tutto il ricavato verrà devoluto alla Caritas parrocchiale di Coppito e la cena verrà diciamo allietata da tutti i chef stellati e l'aperitivo verrà preparato, come detto te prima, dagli artigiani del gusto. Uno è Mauro De Paulis, dei fratelli De Paulis nell'orcineria, e l'altro è Gregorio Rotolo per quanto riguarda i formaggi, proprio per trattenere una tradizione, un aperitivo fatto di salumi e formaggi. Poi ci sono 5-6 piatti di chef stellati e concluderemo con un caffè che ci ha offerto diciamo uno dei posti strategici della città, lo Chalet della Villa. Sono tante le aziende che hanno sposato la causa fornendo vini, prodotti, cucine e allestimenti in maniera gratuita. Zonfa ha sottolineato che il solo contributo economico è arrivato dall'ANCE, che ha voluto ringraziare. Si arriverà ad un tetto massimo di 100 persone, si pagherà 100 euro a testa. Si potranno inviare le prenotazioni via mail a Magione Papale, che con la propria struttura si è messa a disposizione per un supporto logistico. Il menù sarà sorpresa, prima ci sarà un aperitivo offerto dai produttori De Paulis e Rotolo con salumi e formaggi. Spadone curerà l'antipasto con Fossaceca, Pezzuto si occuperà del primo, Tinari del secondo e Zonfa concluderà con un dolce realizzato con l'olio extravergine d'oliva. Romito porterà invece all'Aquila il pane con un suo progetto speciale, caffè offerto dallo Chalet della Villa. Ad allietare la serata dal punto di vista della musica ci saranno Simone Cocciglia, Federica Mancini e Giampiero Torlone, in una serata che sarà raccontata dalla giornalista Germana Dorazio. Nel nostro territorio, nella comunità della parrocchia di Coppito, abbiamo tante famiglie con serie difficoltà, perché già noi operavamo prima del terremoto. Dopo il terremoto la situazione è cambiata, è andata in peggio. Persone che si ritrovano senza lavoro, senza casa.